Assessore Giuffrida, ho una domanda per lei. Volevo sapere, avere qualche notizia in merito al parcheggio sotterraneo di Ragusa Ibla, più che altro perché io, ma devo dire che ho registrato un po' di timore da parte di diversi cittadini a causa, diciamo, un po' della incrinazione dei rapporti che c'è stata fra il comune di Ragusa e il libero consorzio a seguito delle note vicende del castello di Donna Fugata. Ecco, non vorremmo che magari questo, chiamiamolo, incidente istituzionale che ha visto da parte di consiglieri della vostra maggioranza anche l'attacco diretto al libero consorzio possa in qualche modo andare a inficiare sulle somme che in teoria questo ente deve mettere in ballo. E parlando del libero consorzio, devo dire sono comunque contento di aver registrato il fatto che questi abbia partecipato all'avviso pubblico relativo al castello di Donna Fugata, anche se mi apre a, visto che hanno proposto 150.000 euro l'anno. Questo mi apre a una domanda, non capisco se sono pazzi loro che hanno proposto 150.000 euro l'anno o pazzi voi che avete ritenuto accoglibile una promessa e una proposta da soli 30.000 euro l'anno, ma ai posteri l'ardua sentenza. E termino con un fatto simpatico, particolare. Oggi ho avuto modo di leggere un'intervista della collega Criscione sulle colonne del quotidiano della Sicilia. Fra le altre cose, critica un po' questa opposizione, dice che lei la farebbe in maniera diversa. In particolare dice: questa opposizione critica e basta, non propone alcunché. E allora io oggi, essendo la mia prima consiliatura, avevo deciso di venire in aula per chiedere consigli ad una collega che ha più esperienza, già una intera consiliatura alle spalle. Se non fosse per questo vizio che ho un po' un attimo sempre di approfondire le cose, e allora ho voluto capire qual era il curriculum consiliare della collega Criscione. Ecco, sapete quanti sono, collega Criscione, gli atti che lei ha presentato, le mozioni, le interrogazioni, gli accessi agli atti? Zero. E allora dico, collega Criscione, io prima guarderei sempre al mio orticello e poi a quello degli altri, perché, cioè, in sintesi, lei ha chiesto il voto ai cittadini ragusani, stando a quello che è accaduto sino ad oggi, solo per mettere like ai posti del sindaco, condividerli, votare positivamente le proposte della sua maggioranza, bocciare le proposte, provenienti dall'opposizione. Cioè, se è questo disturbare i cittadini per il voto, forse è meglio allora fare qualcos'altro.